Oh, bella gente, benvenuti e bentornati sulla zona gameplay. Siamo su Vampyr. Non mi ricordo perfettamente cosa stavo combinando, ma penso che potremmo andare tranquillamente qui nel riepilogo delle missioni e vedere un po' cosa si stava facendo. Ricatto a Whitechapel. Allora, dovevamo trovare un modo per entrare nella casa di Darius Petrescu. Ho perso le tracce dell'infermiera Dorothy Crane dopo il suo incontro con Cagliostro Memorial Gang. Bla 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 bla. Ok, bisognava arrivare praticamente da quelle parti lì, da Darius Petrescu. Vediamo. Bene, bene, bene. Allora, ok. Là. Allora, ricordo che sto giocando col joypad. Quindi sono imbranatissimo col joypad, però ci proviamo lo stesso. Allora, con il poeta qua ci avevamo già parlato. Oh, Companion, Vediamo di trovare flower ancora la of casa di beauty, Petrescu. angel Non ricordo dove era di preciso. Vediamo un po' la mappa. Allora, noi siamo qua dalle parti della chiesa e dobbiamo andare qui. Quindi al contrario, da questa parte. Qui non si poteva passare, mi sa. No, infatti. Passiamo di qua. Ah sì, questo qua era il cancelletto da cui eravamo riusciti. Sì, da davanti alla chiesa eravamo riusciti a entrare nel giardino e nel cimitero. You Qua are c'è blinded ancora. by your false faith, imprisoned by your daily routine, Oh, questo qua è unable to see sempre the lì che dice true cose. horror of Sì, one way questi or due another. qua Please, erano Joe, i how due will we know each other? stronzi, ok. Eccolo qua, adesso noi dovremmo riuscire a poter entrare in casa di Petrescu. Bussa. Mr. Petrescu, Eccolo lì. just one minute, please. You again? Go away. No, un cazzo. Facciamo una chiacchierata da uomo a uomo. Perché adesso Sir, wait. so. Stop this nonsense. I know Nurse Crane is here. Shall we speak man to man, you and I? All right. Speak up. Don't you Adesso see ci we're fai on the entrare, same side? bastardo. We fight to help the poor, sick and abandoned. I'm nothing like you, Mr. Totter. Yes, you are. You too believe in providing medical care without charge. You know what we have to sacrifice to make the world a better place. I have to admit your words have conviction. All Dai, right, I'll facci let you see entrare, Dorothea. pezzo di lurito Don't Darius. make me regret this, though. Dorothy, Dorothea. Sono praticamente due nomi diversi, ma è la stessa persona, a quanto pare. Ricatto a Whitechapel, ok, trova Dorothy. Incominciamo a ciurargli gli scellinazzi. Ok, vediamo un po', vediamo un po'. Vabbè, gli ciulo un po' di roba. Scatola di pillole, che sicuramente poi andremo a smontare. E gin scadente, vabbè, ce lo beviamo lo stesso. Qua c'è da leggere. L'antica figura di Vraicolo Kask. Che cazzo è? Vabbè, dei miei tanti viaggi, quello che più mi aveva affascinato è stato esplorare le isole mediterranee, in particolar modo Santorini. Alla ricerca di vampiri in queste terre baciate dal sole. Riguardo Santorini, lo stesso Erodoto si riferisce all'isola del suo quarto libro e sono personalmente convinto che questa parte del mondo celi molti misteri. Pochi sanno che ancora oggi l'isola è considerata il luogo più infestato dai vampiri del mondo. Ma davvero, tutti i nostri collegoni, molto più dei Carpazi. E che i suoi abitanti sono ritenuti degli specialisti nella caccia dei vampiri o degli Vricolacas, come chiamano loro queste creature. Secondo le leggende del posto, un Vricocoso è un defunto che non si decompone e che sfoggia un colorito vermiglio fin tanto che si nutre di sangue fresco.
Egli non può entrare in una casa senza bussare e aver ricevuto risposta. L'aglio lo fa fuggire, la sua pelle non si consuma al sole ma annerisce. Infatti all'inizio del gioco mi ricordo che avevo trovato un'altra letteruzza che diceva che un tizio aveva provato a bruciare vivo un vampiro. Si era bruciacchiato tutto, però alla fine non era morto. Può tramutarsi in un lupo o in altri animali. Tuttavia, ciò che più mi ha colpito è il fatto che lo stesso nome si sia diffuso, con minime variazioni, dal Mar Mediterraneo ai Balcani. Quanta roba da leggere c'è! Wow! I greci lo chiamano Vikrola, i bulgari, i macedoni Varkolak o Varkolak, vabbè, e i serbi Vukoklak. Esatto, Vukolak, vabbè, un nome che ricorda tristemente no, noti Vulkod, miei cari confratelli. Solo scrivere il nome mi dà i brividi, e invece a me mi dà i brividi perché è impossibile pronunciarli. Personalmente sono convinto che ci troviamo di fronte a una sorta di protovampiro, forse l'anello mancante tra i vampiri moderni e le creature che sono venute prima di loro. Ok. Se Dio mi concederà abbastanza tempo, spero che un giorno potrà tornare a Santorini e trovare tracce di questa creatura antica e dimenticata. Da abbreviarsi alla fonte della conoscenza di bla bla bla, primate di San Paolo. Ok. Va bene, abbiamo trovato dei documenti che ci dice che soluzione di ipoclorito di sodio tartarato. Bene. A questo punto direi di abbiamo rubato tutto quello che potevamo rubare, no? Ancora Scellinazzi. Bella, altri Scellinazzi. Parliamo un po' con Darius, vediamo un po' che cazzo ci dice sto idiota. Nel frattempo mi fumo una If you sigaretta. want to talk to Dorothea, you must go across the courtyard and take the stairs. We've not been formally introduced. May I ask your name and occupation, sir? I am Darius Petrescu. I'm Petrescu. here to keep snitches and spies away from Dorothea. And I also run this little print shop. Vediamo cosa dice sulla vita, su domande personali, no? Hai ancora una famiglia? Come hai conosciuto l'infermiera Crane? How did you meet Nurse Crane, Darius? Why does she trust you? I'm her oldest friend in England. Dorothea and I share many ideas about this country and about the country we left. You mean occupied Romania, don't you? Even if not directly, I fought against your enemies. Really? Then perhaps you have more in common with Dorothea than meets the eye, Dr. Reed. Hai ancora una famiglia, mi parla del suo passato politico, vediamo cosa ci dice. I know you fought for your country when it was occupied, Darius. Tell me more about it. I know my days are numbered, and I know I won't see my homeland again. But I fought for Romania all my life, and I will until my last breath. But Romania escaped the grasp of the Austro-Hungarian Empire. It's a free country again. But it's not the country I fought for. My homeland is not appeased, Doctor. I still see a dark future ahead for my people. Hai ancora una famiglia? Do you have any family left, Mr. Petrescu? Children or grandchildren? Who knows? I have abandoned my people for so long, they might as well be dead. As dead as I am for them, I suppose. Perché non lascia l'Inghilterra dopo la guerra? Appunto, perché questo qua aveva i figli This in war Romania. won't last forever. Think of returning to your country now it's free. No. I have taught strength and determination to my sons and daughters. I'm an old, dying man who only has memories of better times to cherish. Don't be embarrassed, sir. If you must know, my own father disappeared many years ago, and I forgave him. It's quite awkward to talk about our families like this, but thank you, Dr. Reed. I appreciate your trust. Bene, check-up medico. Dettagli, ha la bronchite sto tizio. Non lo so se avevamo anche un
Non credo che avevamo un farmaco per la bronchite, non l'avevo fatto. Do you need some help, Mr. Petrescu? I am very tired, but that is all. I don't need you, doctor. Sì, forse ce l'avevo. Dai la medicina. Well, I think you do. Take this and you'll feel better. Si sentirà meglio. Drugs from an English doctor. It must be my lucky day. Esatto, vediamo se possiamo chiedergli ancora qualcosa. Sì, dopo avergli dato la medicina abbiamo nuovi dialoghi sbloccati. Riguardo al vero nome dell'infermiera Crane, intanto, perché stiamo indagando su di lei. So Dorothy's real name is not Crane. Like myself and many people in this area, Dorothea is from occupied Romania. That's all you need to know. She seems important to the community. More than you can imagine. The West End does not want to hear of Whitechapel's misery. Dorothea is one of the few doing something about it. Sì. Perché non ha pubblicato le opere di... Vabbè, del poeta, il poeta di prima. Vediamo un po', perché non le ha pubblicate? Did you refuse to publish Richard Nethercott's previous works, Darius? Yes, his manuscript is as pompous as he is starched. Mm. Now there's a man who loves the sound of his own voice. You could have told him so. As a great writer recently said, politeness is the most acceptable hypocrisy. Beh, certo, mi parli di Camellia. Tell me everything you know about Camellia, the mute florist. I do not believe in the afterlife, doctor, but I'm almost convinced Camellia is an angel. She volunteered to give out our medical leaflets. Chi è davvero? Who is she, really? Do you know where she's from? She's not from around here, that's all we know. Camellia is not even her name. It's her favorite flower. You say she has no close family. Well, there's that awful poet who constantly follows her around. Ah, like a nuovo indizio, puppy. Mi sa. A good man, for sure, but a very poor writer. La sicurezza di Camellia? Are you not worried for her safety? She is as brave as she is tough, and clever too. If only I had met her when I was younger. Are you in love with Camellia, Mr. Petrescu? Don't be stupid. If I had met her when I was younger, we could have won our revolution. Esagerato. Check up medico. Do you need some help, Mr. Petrescu? I am all right, Mr. Doctor. Vabbè, ti ho dato la medicina. La sua vita a Londra. No, l'abbiamo già vista. Le domande personali. Vediamo. No, già viste. Goodbye, ok. Mr. Oh, protezione da virus e minacce di Defender. Ma per forza adesso doveva arrivare sta notifica. Ok, andiamo a vedere di trovare questa l'infermiera Dorothy Crane. Da questa parte che cosa c'è? Adesso qua penso che potremmo aprirlo. Oh, finalmente. E credo che potremmo aprire anche l'altro cancello. Questo qua. Perfetto, aperti tutti e due. Qua mi sa che da raccogliere non c'è una mazza. Penso proprio di no. Vabbè, dai, andiamo a cercare sta infermiera. Lo stato del quartiere comunque è grave. Qua ci sono dei malati. E essendoci malati gravi, noi ci ciulliamo pure le medicine. Chi se ne frega. Tanto sono destinato a morire, tanto vale. No dai, scherzo. Oh, scellinazzi. Perfetto. Sempre 5 alla volta, però ce ne dà, insomma. Non mi sembra tanta roba. Là c'è altra roba. Bene, bene. Tartrato di ferro ne stiamo trovando praticamente a quantità industriali. Nel senso che non so che cosa ce ne faremo. Codeina, ottimo. Lettera per l'infermiera Crane. Vediamo un po'. Dov'è la lettera?
Lettera, no, credo che sia nell'inventario. L'inventario è qua. Vedi? Oh, roba da leggere. Ciao. Lettera per l'infermiera Crane. Londra, 31 ottobre. Mia cara Dorothea, quando leggerai questa lettera, io sarò già su una barca che riporterà me, Braswell e Anton in Romania. L'Inghilterra non fa per noi e ammetto di non vedere l'ora di ammirare nuovamente le magnifiche colline della Transilvania. Una volta arrivati, prometto che accenderò una candela nella chiesa nera e che pregherò affinché tu sopravviva a questa terribile epidemia. So che disapprovi di questa mia scelta e che sei decisa ad aiutare i nostri compagni esiliati nell'East End, ma Anton è impaziente di tornare nella nostra amata patria e vedere sbocciare la rivoluzione che abbiamo tanto desiderato. È mio marito e io resterò al suo fianco. So che abbiamo discusso tante volte, so che avresti voluto che restassi al tuo fianco per aiutarti a mandare avanti la tua clinica, ma anche se sto lasciando l'Inghilterra, sappi che se dovesse succederti qualcosa, qualunque cosa, se mai ti trovassi in grande pericolo, farò immediatamente ritorno a Londra, con o senza Anton. Pensami, sorella mia, come io penserò sempre a te, con affetto, Teodora. Ok. 9 indizi disponibili su Dorothy. Ne abbiamo due. Vabbè, Dorothy è una sorella in Romania, quella della lettera, e faceva parte della resistenza clandestina nella sua madrepatria. Ok. Vediamo di salire qui e andare a trovare sta cacchio di infermiera Crane. Diciamo che la storia si sta un po'. Mi serve aiuto, dai, via, arrivo, arrivo. What do we have here, Oh, nurse? dialogo. Patient Raz van Vassily, high fever running on 3 days. Complaints of dizziness, muscle aches, and head pain, diagnosed with influenza. Treatment? Aspirin and salicin for the fever and discomfort. Liquids for dehydration, but he's having trouble keeping even water down. Dove sono i sogni di Chinino? Cosa c'è Thank you, nurse. d'altro? Anything else I should know? He did lose consciousness this morning, but he's never had convulsions like these. Questo qua He's ci not sta convulsing, he's crepando. choking. He's not getting any air. Scalpel, hand me that scalpel. Bisturi, What can I taglialo. do, doctor? Devo usare tracheotomia? No, non è bello. Abbiamo anestetici. Chi se ne frega degli anestetici? Taglia. I need to perform a tracheostomy. Short pipe. That rubber tube will do. We're going to cut a passage for air through the neck. Yes, doctor. He's breathing again, but he's coughing up blood. Internal Ma sta hemorrhaging. sputa I need to make sangue. another incision into the chest cavity to drain the fluids from the lung. Prepare another tube. A thoracostomy? Doctor, we've nothing to fight the infection. We need an aseptic environment. Cosa suggerirebbe? Vediamo cosa dice lei. Right then, Nurse Crane. What do you suggest we do? I've no idea. I'm not the doctor. Time is of the essence. We need to perform a thoracic drain. Yes, doctor. Esatto. Dai, giù. Taglia giù. Minchia, che occhi che ha sto He's tizio. still bleeding, doctor. I'm losing his pulse. The drain must have punctured the intercostal artery. There's too much blood. Are you all right, doctor? Vede il I sangue, can't see. vede il sangue. Vede il sangue. Se lo vuole mangiare questo. Suturare, fatemi finire da solo. No, devo suturare l'arteria, via. I must first suture the artery. Find the wound. The source of the blood. Needle and thread, doctor. Dai, dai. Good. The stitches are holding. How's he Dai doing? che resisti. We're Dai, losing him. Jonathan, che We've resisti. lost his pulse. He's dying, doctor. Succhiatelo. Mangiatelo. Massaggio epinefrina. Boh, che cazzo ne so. Epinefrina, A via. dose of epinephrine, now. Yes, doctor.
Fatto. Mamma mia. Ce l'ha fatta resistere, Jonathan, bravo. Non so se è dato da... È morto. Yes. We did everything we could. Truly? Everything you could. Is that how you'll report this in your log? Oh, che cazzo vuoi? Is this how the war went, piling up one poor corpse beside the next? This was not an influenza-induced seizure. I've never seen symptoms like these on the continent. Neither have I. But the previous symptoms leading up to this attack were the same, indistinguishable from the epidemic. No. There was something more vile in these reactions, something primitive. There have been numerous reports of mental breakdowns caused by the fever that accompanies the flu itself, Doctor. Yes, but... I'd best take some samples of the blood for analysis. Hmm. You're here to test my bedside manners. Beh, insomma, diciamo che l'abbiamo fatto crepare questo qua. Affronta, vediamo cosa c'ha da dire. More than intuition alone that led you to us. So, how might I be of service, Dr. Reed? Non può continuare, questo è illegale. Fermare i ricatti. Ma quali ricatti? Io non ho capito quali sarebbero i ricatti di questa tizia. I ricatti li faceva l'altro, Milton. Questa qua non fa ricatti. O forse si tratta da... Vediamo. Della benefattrice. For God's sake, Dorothy, it's extortion. It's a serious crime. Doctor, you think your warnings scare me? I've stolen and plied, blackmailed and lied, but what else am I to do? I'm all these people have. Il fine giustifica i mezzi, perché non so, bla bla bla. Perché Lady Ashbury, perché era lei la benefattrice. Vabbè, i ricatti devono finire comunque. Perché non è una buona cosa. You've convinced me of the sincerity of your actions and their noble justifications. But all the same, blackmail is a crime, and it will stop, Nurse Crane. So, are you going to turn me over to the authorities? Io guarderò altrove, ma tu devi dimetterti. Tu di dimenticare tutto questo. Me l'abbraccio? Me la smangiucchio? No, dai. Non me la voglio smangiucchiare, perché comunque faceva un qualcosa... Diciamo che stava facendo qualcosa a buon fine, anche se in una maniera un po' poco ortodossa. Facciamo che la affasciniamo, via. Listen very carefully, Dorothy. You will erase from your memory everything you pretend to know about Lady Ashbury and Pembroke Hospital. Let that rich bitch off the hook over my dead Nurse body. Nurse Crane, enough. Listen as if your life depended on every word. I know you have a generous heart who gives freely to those in need, but you shall walk away from the shadier streets of your business. I will never abandon... Dorothy, the discussion has come to a close. Your clandestine activities in the Resistance are over. Let it go. I'll let it... Go. Ah. Diciamo che siamo stati abbastanza convincenti, penso. Ok, adesso sono disponibili altri cittadini da uccidere. Indizio non riuscito, perché? Però questa qua non me la volevo mangiucchiare, sinceramente. Vabbè, insomma, l'abbiamo convinta a smetterla. A questo punto dovremmo andare dalla benefattrice. Chiusa chiave. It's locked. Ma dai, scellinazzi. Ok, allora,
Dovremmo andare adesso da... Che cosa sta succedendo? Come si fa a scendere di qua? Ah, così. Oh. Che cazzo è questo? Da dove arriva? Oh, 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 oh. Quanti sono? Quanti sono? Sono tantissimi. Amico. Ma davvero? Si vede un cazzo, la mia impressione. Vabbè, almeno siamo riusciti a farli secchi tutti e due. Dov'è l'altro che magari aveva droppato qualcosa? Dicevo, a questo punto dovremmo andare a riferire a Lady Ashbury il fatto che abbiamo fermato l'estorsione di tutte quelle balle lì. E direi che facciamo una pausa e andremo avanti poi. Rock and roll, ciao!